Nel gennaio di quest'anno, il principe ereditario dell'Arabia Saudita ha annunciato un nuovo immenso progetto di sviluppo, che dovrebbe stabilire un progetto per il futuro del suo paese e del mondo. Il sovrano ha annunciato che il regno costruirà una città che si estende lungo un'unica linea lunga 170 km, che andrà completamente a stravolgere il solito concetto di città come lo conosciamo oggi. La città lineare fa parte di un ampio progetto di sviluppo pianificato dal governo dell'Arabia Saudita denominato Saudi Vision 2030. L'economia dell'Arabia Saudita è fortemente dipendente dall'industria petrolifera, che storicamente ha assicurato la crescita e ha portato il paese ad essere la 18ª economia più grande del mondo per prodotto interno lordo o PIL. L'Arabia Saudita è seconda per quantità di riserve di petrolio del pianeta. Sebbene l'industria petrolifera sia la forza del paese, è stato anche riconosciuto che esiste un rischio in questa dipendenza. Pertanto, il governo sta cercando di diversificare l'economia. Nell'ambito dell'iniziativa Saudi Vision 2030, il paese sta investendo principalmente in grandi progetti infrastrutturali, istruzione, ricerca scientifica, sistema sanitario e settore turistico. L'obiettivo è aprire la strada a nuove industrie, la cui attenzione è principalmente sulle tecnologie future, come le energie rinnovabili. E questo è uno sviluppo che può essere visto in tutta la penisola arabica, con le nazioni che avviano ambiziosi programmi futuri. Anche se queste iniziative differiscono tra loro per portate e obiettivi, ciò che le accomuna è che comprendono investimenti strutturali volti ad espandere l'economia regionale in nuove aree. L'iniziativa Vision 2030 dell'Arabia Saudita è stata annunciata nell'aprile 2016. Il progetto è portato avanti dal principe ereditario Mohammed bin Salam, figlio del sovrano saudita Re Salam. Nonostante sia ufficialmente principe ereditario e ministro della difesa, bin Salam è già considerato il leader de facto del paese. The Lion City fa forse parte del più grande progetto di questa più ampia campagna avviata da bin Salman, Neom. Neom è in costruzione nella provincia di Tabuk, in Arabia Saudita. Qui il governo ha istituito una zona per la nuova città. L'area si trova sul Golfo di Aqaba e sul Mar Rosso, con lo stretto di Tiran che li collega entrambi. Sul lato opposto dello stretto si trova Sharm el-Sheikh. Questa città egiziana è economicamente completamente orientata al turismo ed è una delle località balneari più famose e costose dell'Egitto. Questo successo dovrebbe ora essere duplicato dall'altra parte in Neom. Le due isole, Tiran e Sanafir, sono state storicamente contese tra Egitto e Arabia Saudita. Mentre l'Egitto le ha controllate in passato, il Parlamento egiziano ha approvato il trasferimento di queste isole all'Arabia Saudita nel 2017. Questo accordo apre le porte a una strada rialzata che collegherebbe i due paesi. Nell'ambito del progetto Neom è previsto un ponte sullo stretto di Tiran. Ciò creerebbe un collegamento terrestre dal Nord Africa alla penisola arabica, aggirando Israele. La costruzione di alcuni dei primi progetti è già iniziata da quando è stato annunciato Neom. Nella prima parte è in fase di sviluppo la Neom Bay, che dovrebbe gettare le basi per un ulteriore sviluppo. Sono anche stati creati alcuni complessi alberghieri e appartamenti di lusso, e nel 2019 è stato inaugurato il nuovo aeroporto Neom Bay, che consente un collegamento diretto alla capitale dell'Arabia Saudita, Riyadh. Ma il più grande progetto in Neom, al momento, non è destinato al grande pubblico. È un vasto complesso di parchi composto da diversi palazzi per il re saudita, il principe ereditario e suo fratello, oltre a diverse ville per altri membri della famiglia reale. Energia pulita e trasporto ad alta velocità non sono le uniche cose che i sauditi stanno sperimentando sul progetto Neom. Documenti riservati ottenuti da Wall Street menzionano piani per far volare droni taxi, un parco divertimenti in stile Jurassic Park con dinosauri robotici e la più alta densità di ristoranti stellati Michelin del paese. Inoltre, c'è una proposta per consentire il servizio di alcolici in questi stabilimenti, che è diverso dal resto del paese. Si parla persino di macchine per la semina delle nuvole, sabbia che brilla al buio e una grande luna artificiale che illuminerebbe il cielo notturno. Tutte queste cose che, se riuscite, potrebbero alterare radicalmente il terreno arido della regione. Infine, con l'annuncio di The Line all'inizio di quest'anno, per la prima volta sono stati presentati i piani per l'attuale aspetto della città di Neom. Innumerevoli governi e aziende si sono cimentati nella costruzione di una città del futuro, tra cui Songdo, in Corea del Sud, il progetto Kayet finanziato da Alphabet a Toronto, che è stato poi abbandonato a maggio dello scorso anno, e sia Singapore che Barcellona hanno cercato di modernizzarsi con sensori intelligenti. Nel gennaio del 2021 l'Arabia Saudita ha annunciato piani per la propria città futuristica, chiamata The Line.
Questo concetto di città dovrebbe portare una serie di vantaggi con cui Bin Salam spera di farne la città del futuro. Secondo le proiezioni, entro il 2030 il progetto fornirebbe 38.000 posti di lavoro e contribuirebbe con 48 miliardi di dollari al PIL del regno. Il principe ereditario ha dichiarato che la linea sarà una città sicura e sostenibile, dicendo: "Che senso ha sacrificare la natura per il bene del progresso quando l'inquinamento è responsabile della morte di 7 milioni di persone all'anno?" Seguendo quindi i nuovi principi urbani, invece di comunità che si estendono verso l'esterno da una popolazione centrale, nella città del futuro, queste ultime sarebbero state costruite verticalmente e disposte bene in linea, da cui deriva anche il nome stesso. La città sarà strutturata su tre diversi livelli. Al piano terra ci sarà una zona pedonale completa, priva di strade e auto. I parchi verdi dovrebbero incoraggiare le passeggiate e le attività ricreative. Il secondo livello dovrebbe funzionare come un livello di servizio, che ospita negozi e altri spazi commerciali. Il terzo e il più basso livello sarà la spina dorsale della città. È qui che le merci e le persone verranno trasportate attraverso la città. Infatti è previsto un sistema di trasporto ad altissima velocità, che dovrebbe consentire alle persone di viaggiare in qualsiasi punto della cosiddetta linea in soli 20 minuti ad una velocità di circa 512 km/h. Questa spina dorsale dovrebbe collegare tra loro i diversi moduli della città in modo che tutte le commissioni e le attività possano essere svolte con i mezzi pubblici e a piedi. L'intero layout è progettato intorno alla premessa che molte grandi città di oggi sono il risultato della rivoluzione industriale e, come tali, sono state costruite più per le macchine, automobili e per l'industria, piuttosto che per le persone che ci vivono dentro. Ma resta da vedere se una linea rigida si tradurrà in una città più adatta ai bisogni delle persone stesse. La linea mira quindi a ridurre la necessità di auto personali e a organizzare tutti i suoi servizi in modo sostenibile. Ogni singola comunità sarebbe in gran parte autonoma, in modo che quasi tutto ciò di cui si potrebbe aver bisogno, sia una scuola, un medico, un pasto veloce, sarebbe a soli 5 minuti a piedi. Inoltre, l'intelligenza artificiale deve anche essere utilizzata per semplificare la vita dei residenti e utilizzare le risorse in modo più efficace. Il governo dell'Arabia Saudita ha quindi annunciato che investirà ben 500 miliardi di dollari statunitensi nel progetto Neom. Secondo il principe ereditario, la striscia ipersviluppata sarà basata al 100% su energia rinnovabile e conserverà il 95% del suo ambiente naturale. Ma comunque, la città avrà aeroporti all'avanguardia, un porto marittimo, innumerevoli strutture turistiche e industriali. Tutti i piani sono definiti nella speranza di attrarre imprese nei settori delle biotecnologie, dalla produzione avanzata, della mobilità e delle costruzioni. Citando le parole del principe, il progetto darà il via a una rivoluzione di civiltà che mette gli esseri umani al primo posto. Mentre l'attenzione delle città sulle tecnologie verdi è mirata a garantire una relazione sostenibile con il pianeta, il design del layout delle città taglia letteralmente attraverso l'ambiente circostante, costringendolo a farsi strada attraverso il terreno, piuttosto che abbracciare elementi naturali come la costa, che sembra rimanere piuttosto inaccessibile. Mentre la forma lineare è affascinante e sarebbe una cosa spettacolare da vedere dallo spazio, non è stato ancora spiegato come questo layout stesso contribuisca alla sostenibilità e ai tempi di transito più brevi, nonostante le distanze maggiori. E anche se la radicalità di questa bozza è affascinante come studio progettuale, in pratica si pone ancora la domanda se questo layout consentirà una crescita naturale della città radiante. Ma forse questo concetto dovrebbe raggiungere un obiettivo diverso, che è generare attenzione. Il regno sta promuovendo questo progetto in tutto il mondo con pubblicità su internet, spot televisivi via cavo e una serie di video esplicativi online. Il governo sta cercando di trovare investitori e il concetto lineare attira l'attenzione. A questo punto va notato che una città lineare non è un'idea del tutto nuova. In passato, l'urbanista spagnolo Arturo Soria y Mata sviluppò piani per città lineari negli anni 80 dell'Ottocento. Immaginava che, a causa della forma stretta di una città lineare lungo meno vie di trasporto, ogni cittadino avrebbe avuto un accesso ravvicinato alla natura e ai terreni agricoli. Si sforzò di creare una città che abbracciasse le sue aree rurali, che credeva avrebbe creato un migliore equilibrio tra la vita rurale e urbana. Dopo la fondazione dell'Unione Sovietica, anche l'urbanista russo Nikolai Aleksandrovich ha ripreso questa idea e l'ha parzialmente implementata nella città di Volgograd e Magnitogorsk. Un altro concetto, almeno in parte simile alla città lineare, è stato implementato in Brasile alla fine degli anni 50, quando il paese creò da zero una nuova capitale, Brasilia.
La città pianificata avrebbe dovuto incarnare il Brasile moderno e i progettisti hanno optato per un progetto che prevedesse un asse centrale lungo il quale correva la maggior parte della città. Mentre i progettisti avevano l'obiettivo di creare una città che garantisse uguaglianza e modernità attraverso la sua disposizione, i prezzi elevati lungo l'asse portavano alla formazione di un gran numero di città satellite, mentre la stessa città pianificata difficilmente consentiva una crescita naturale. L'urbanistica di Brasilia è ancora oggi controversa ed è spesso criticata per essere stata progettata dallo spazio anziché dal livello della strada. Neom, d'altra parte, differisce da Brasilia in alcuni modi, incluso il fatto che Brasilia ha fatto molto affidamento sul traffico automobilistico e Neom vuole invece rendere completamente superflue le auto. Tuttavia, la preoccupazione di progettare una città del genere rimangono e sarà interessante vedere se le visioni implementate dai governanti e architetti si allineeranno con i bisogni delle persone che vivranno effettivamente in questo luogo, soprattutto perché le persone sono attualmente sfollate con la forza per creare spazio per Neom. La cosiddetta Terra Vergine, su cui il governo sta costruendo il suddetto progetto, non sorprende che non sia così vergine come affermato. Infatti, è la casa ancestrale e attuale di molte persone, compresi i membri della tribù Awata, che sono stati costretti a lasciare le loro case per quello che molti vedono come un progetto di vanità che non ammonterà molto in realtà. La tribù Al-Waitat, che vive nella zona, chiede ora un'indagine alle Nazioni Unite, perché costrette a rinunciare alle proprie case per questo progetto di prestigio. Coloro che hanno osato denunciare i piani del governo o rifiutano di rinunciare alla propria casa sono stati molestati e rapiti dalle forze di sicurezza saudite, arrestati o anche in alcuni casi uccisi. Ad esempio, Abdul Rahim Al-Hawati, un importante attivista Awata, è stato ucciso dalla polizia nell'aprile del 2020 dopo aver pubblicato video sui social media cercando di aumentare la consapevolezza dello sfollamento forzato. Il principe ereditario è stato inoltre collegato all'omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi nel consolato dell'Arabia Saudita a Istanbul. Il giornalista, che aveva scritto per il quotidiano Washington Post, si era recato al consolato saudita a Istanbul per ottenere i documenti di cui aveva bisogno per il suo matrimonio. Secondo i pubblici ministeri turchi, affermano che l'uomo è stato assassinato, mentre il suo corpo ha fatto una fine di cui anche l'Andrangheta non andrebbe fiera. Tutte queste polemiche hanno persino portato alcuni partner commerciali a ritirare accordi come la compagnia videoludica Riot, che aveva firmato un contratto per sponsorizzare il campionato europeo di League of Legends. L'Arabia Saudita si è certamente guadagnata una reputazione estremamente negativa nel mondo occidentale negli ultimi anni, e per ottime ragioni. I diritti delle donne sono fortemente limitati, la libertà di stampa è una cosa inaudita, i lavoratori sono costretti a condizioni al rasoio della schiavitù e la discriminazione sponsorizzata dallo Stato è dilagante. Ma se tu sai qualcosa del leader del paese Mohammed bin Salam e del regime saudita nel suo insieme, probabilmente saprai che non sono i più grandi fan di come sono rappresentati dalle democrazie globali, e in effetti, mentre le parti più fondamentali e totalitarie del regime sono rimaste sostanzialmente invariate, una serie di riforme minori sono state volte a cambiare il ritratto del paese sulla scena mondiale. I diritti delle donne sono stati leggermente ampliati, la polizia religiosa ha visto limitati i propri poteri e i visti stranieri hanno iniziato a consentire a una maggiore popolazione turistica di entrare finalmente nel paese. Il progetto Neon è stato avviato nell'aprile 2021, quando è stato firmato un accordo con Hyzon Motors, con sede negli Stati Uniti, per sviluppare un piano e per costruire fino a 10.000 veicoli commerciali alimentati a celle a combustione ad idrogeno all'anno. A partire da giugno 2021, Hamni Global, una società sudcoreana specializzata nella gestione di progetti e costruzioni, supervisioneranno le strutture, la progettazione e le funzioni esecutive del progetto della linea. Compagnie di tutto il mondo sono state invitate a fare un'offerta per la costruzione dei tunnel, mentre Oracle è stato annunciato come il primo inquilino ad occupare il data center di Neom, fornendo connettività ad alta velocità a tutti i visitatori e residenti. La città dovrebbe infine accogliere i suoi primi residenti nel 2024. Se viene chiesto, si può dire che Neom abbia tutto il necessario per trasformare il paese in una potenza economica, ma le cose potrebbero non essere così gloriose come sembrano. Neom e l'intero Vision 2030 possono sembrare eccitanti all'inizio, ma se guardi in profondità potrebbe essere più problematico che utile. L'intera visione sembra funzionare dall'alto verso il basso, un piano diretto dal governo saudita per guidare l'economia in una direzione specifica. In questo modo il paese spera di attirare investitori in tutto il mondo. La Neom sarà una zona economica speciale con un contesto legale e normativo unico, autonoma dal resto del paese. Ma ciò è davvero in sviluppo? La risposta sembra un no.
Infatti, stiamo già vedendo segnali che dovrebbero porre una domanda ai sauditi. Investimenti diretti esteri essenziali per finanziare Neom a lungo termine sono ai minimi da 14 anni. La cifra è scesa da 1,4 miliardi di dollari nel 2017 dai 7,5 miliardi dell'anno precedente. Ora non bisogna essere un mago finanziario per essere sconvolti da questa drastica caduta degli investimenti, ma è esattamente quello che sta succedendo. Neom rappresenta un passo dell'Ave Maria del governo saudita, afferma James Calvin, un moderno professore di storia del Medio Oriente presso l'UCLA. C'è un senso di insicurezza da parte della famiglia regnante saudita, ha detto. Uno dei motivi è il crollo del prezzo del petrolio tra il 2014 e il 2016. Sebbene attualmente sia in aumento, con una revisione di volumi limitata, la capacità dell'Arabia Saudita di fare affidamento sulle entrate petrolifere a lungo termine è ora discutibile. Più della metà della popolazione saudita ha meno di 25 anni e le prospettive economiche per i giovani sono fosche, secondo Calvin. Non ci sono abbastanza posti di lavoro per loro, il sistema educativo non è molto buono e ci deve essere un rilancio, soprattutto in un momento in cui il futuro del petrolio non è sicuro, ha affermato nuovamente. In definitiva, l'Arabia Saudita non è ben attrezzata per trasformarsi in un'economia di mercato, il che significa che gli obiettivi ambiziosi di Neom sembrano irraggiungibili. Il governo domina l'80% dell'economia e le entrate maggiori sono il petrolio ancora oggi, ha detto Calvin. E inoltre la corruzione è già leggendaria in Arabia Saudita. Ci sono anche preoccupazioni sulla privacy per i residenti del progetto. No, non stiamo parlando di entità fisiche. Neom viene venduto come una città cognitiva, che raccoglierà enormi quantità di dati sui suoi residenti che verranno immessi in sistemi informatici, che provvederanno poi a ogni loro esigenza. L'idea è quella di connettere persone e cose il più possibile ed eliminare il fastidio della vita quotidiana. Ciò consentirà così di risparmiare tempo ed energie preziose e garantire un elevato livello di manutenzione e accessibilità del servizio. Neom, afferma Joseph Bradley, responsabile del settore della tecnologia e del digitale per il progetto, sfrutterà oltre il 90% dei dati per cambiare il modo in cui le persone lavorano, vivono e giocano. Ma comunque i massicci progetti di raccolta di dati tendono a rendere le persone ombrose, anche quando non sono gestite da un regime autocratico che non è noto per tollerare il dissenso. Gli innumerevoli sensori, telecamere e tecnologie di riconoscimento facciale, che in uno spazio così ristretto potrebbero spingere la sorveglianza del governo a livelli quasi impensabili. Ora, tutto ciò sarebbe preoccupante in qualsiasi nazione, ma in un paese come l'Arabia Saudita, dove l'omosessualità è fuori legge, le persone LGBTQ sono perseguitate e le donne non detengono molti diritti, è decisamente terrificante. Sebbene il principe riconosca la necessità di allontanarsi dallo status quo economico, lo sviluppo richiede più di un contesto normativo fiscale con agevolazioni fiscali. L'erede al trono non può eliminare decenni di dipendenza dal percorso istituzionale, storia e realtà economica di base, semplicemente ritagliando un po' di terra in un luogo panoramico e affermando che siamo aperti agli affari. Quindi ci vorrà molto di più per Vision 2030, oltre alla semplice costruzione di strutture e città fantasiose. Il progetto Neom e The Line funzionano come una campagna per ripristinare l'immagine del governo saudita all'estero, segnale che l'Arabia Saudita vuole diventare più aperta agli affari internazionali, anche se allo stesso tempo è diventata intollerante per qualsiasi dissenso contro i piani del principe ereditario saudita. Discapito le varie domande e motivazioni del progetto ancora irrisolte, in futuro ci saranno ancora molti più motivi di preoccupazione, quindi l'Arabia Saudita può liberarsi dalla sua dipendenza dal petrolio. Progetti come Neom possono trasformare l'economia del regno? Fateci sapere voi nei commenti qui sotto cosa ne pensate. E questo è tutto. Infine, se il video vi è piaciuto mettete mi piace e non dimenticatevi di iscrivervi anche al canale, oltre anche ad attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati quando pubblicheremo un nuovo video.